Colori, grande pubblico e sano agonismo per i 40esimi giochi di bandiera del Palio dei Mici di Querceta, andati in scena sabato pomeriggio e sabato sera. Il meteo ci ha messo lo zampino, una pioggia arrivata a sorpresa ha costretto la Pro Loco a trasferire tutto all'ultimo minuto al Palasport di Forte dei Marmi. Sulla pista si sono svolte le gare in categoria coppia e piccola squadra. Passata la tempesta, i giochi sono tornati nella location naturale, Piazza Matteotti a Querceta, per la sfida notturna più attesa, quella per i singoli e soprattutto per la grande squadra. Oltre 500 gli atleti coinvolti, sbandieratori e musici delle otto contrade, tutti in campo di fronte agli occhi della giuria federale FISB per una sfida, come sempre, adrenalinica. Alla fine a spuntarla è stata la contrada della Quercia, che ha vinto nella grande squadra, nei singoli e nella combinata, aggiudicandosi i premi più ambiti. La piccola squadra è andata al Leon d'Oro, la coppia al Ranocchio, alla Cervia ai musici e alla Madonnina alla coreografica. I giochi di bandiera sono un appuntamento molto sentito dalla gioventù, perché insomma sono i giovani che sono i primi attori, e speriamo che quel che di buono che abbiamo visto oggi si mantenga anche stasera. La competizione è il motore di tutto questo, la fazione, la contrada è il motore che fa andare avanti tutto, però finita la competizione c'è grande amicizia, e questo è il bello del nostro mondo. E dopo il Palio dei Mici, trasmesso in esclusiva inizio maggio, le contrade torneranno su Rete Versilia e Noi TV con uno speciale che nei prossimi giorni mostrerà il meglio dei giochi di bandiera 2017.